Sarduzza Fest, terza edizione, siamo ancora qui per parlarvi di lei, la protagonista dei nostri piatti, di questi cooking show, la Sarduzza di Selinunte, piatto ricchissimo di proprietà, elemento povero, si dice della cucina povera, ma in realtà l'abbiamo detto tante volte, è ricchissimo di tante proprietà che ci fanno tanto bene, fanno parte della nostra dieta. In questo cooking show, come sempre, vicino a me, mio compagno di avventure, lui, Peppe Giuffrè, ciao Peppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. È sempre un'emozione, poi con Stefania ancora di più. Noi ormai siamo diventati colleghi, amici, chiacchieriamo di cibo, chiacchieriamo di tutti, di tutto, e trovarci insieme alla protagonista, che è questo pescetto piccolino, ma che poi in realtà è così grande dal punto di vista nutrizionale, soltanto a guardare la varietà dei piatti che si possono realizzare con lei, la chiamiamo lei, questa Sarduzza meravigliosa, insomma ci viene voglia di andare dritti e spediti in questa mezz'ora insieme. Insieme alla signora Caterina Coppola, la signora di Selinunte. Salve Caterina, ben trovata. Salve, buona giornata a tutti, buongiorno. E che hai questa passione grande per la cucina e di conseguenza sì, anche per i prodotti del tuo territorio. Sì, sì, certo. Peppe, allora, questa signora si avvicina a questo mondo bellissimo che è quella della Sarduzza, intanto arriva in cucina e lo fa con passione, questa è una cosa bellissima, e poi lo fa con lei, con la protagonista del nostro cooking. E noi siamo molto contenti, anzi peccato, peccato, perché da 3 anni che noi professiamo questa, come dire, questa mission per questo pescetto così piccolo ma così grande, così generoso. Sì. E, cara signora, lei ci è mancata, noi l'aspettavamo, dai. Finalmente ora possiamo avere una freccia nell'arco in più. Beh, è sempre un arricchirsi. Quindi oggi per me è un grande onore, nel senso, apprendere anche quello che è una cucina di casa, perché la cucina, ho detto sempre, donna, e quindi quando una signora che si propone arriva, per noi, oltre che essere la benvenuta, è quella su cui noi, che facciamo questo lavoro da professione, insomma, andiamo a prendere i segreti che stanno dentro quattro mura. A parte che io ho sentito, quando si dice donna mi veniva subito, si dice danno, e in questo caso invece no, perché la signora ha interpretato la sua Sarduzza ovviamente a suo modo, e il titolo della ricetta di oggi è tartare di sarde. Tartare di sarde, sì. Allora, un'interpretazione a cui molto spesso non siamo abituati, Peppe, perché noi siamo abituati alla sarda in una classica versione, insomma, molto siciliana, no? Sì. E quindi invece la signora propone questa tartare. Pochi elementi vedo, ma tutti strabuoni, quindi partiamo così, e quindi descriviamo gli elementi della ricetta. Sono pochi elementi e tutti prodotti nostri, naturalmente, troviamo nella nostra amata Sicilia. Allora, per fare la tartare di sarda abbiamo bisogno, come vedete, la nostra sardina di Selinunte. Eccola qui. Ok, e il finocchietto selvatico, che è un ingrediente proprio principale, anche questo, perché è molto aromatico e serve molto, il limone classico, poi l'arancia per guarnire, abbiamo la mollica atturrata, come diciamo noi, e questa mollica è fatta, passata in padella, naturalmente, mollica grossolana, sì, perché non è pan grattato, ma è mollica, ecco, di pane, diciamo, raffermo del giorno prima, due giorni prima. E io l'ho frullata, diciamo, con il mixer, e poi ho messo l'aglio, un pochino d'olio in padella, e l'ho fatta tostare. Perfetto, aglio e olio. Aglio e olio, cioè sale, naturalmente, un pizzico sempre messo di finocchietto, e poi le mandorle tritate e tostate. Sì, e naturalmente il nostro sale, olio, naturalmente il nostro olio anche Evo, il nostro extravergine d'oliva fatta sempre nella nostra zona, e patè di pomodoro secco, naturalmente, e anche marmellata di fichi, che noi andiamo a accompagnare dopo con la tartare, praticamente, che questa sarebbe una diciamo pecca che va a farci gustare la sarda anche in modo originale, tra l'altro. Sarà dolce e salato. Questo contrasto, Peppe, perché abbiamo visto che la Sarduzza, io sono insieme a Rinaldo, ciao Rinaldo, ben trovato oggi anche te. Questo contrasto abbiamo visto della Sarduzza con elementi dolci, oltre ovviamente al contrasto che è dato dagli agrumi, abbiamo visto più volte altre ricette accompagnate da questa acidità, il dolce secondo me è proprio perfetto, ma chi meglio di te? Ma guarda, qua la cosa che mi inorgoglisce è una cosa semplicissima, quella che quando tu vai a parlare di tartare, allora a quel punto
ti viene in mente magari New York, perché se vai a New York piuttosto che a Las Vegas, piuttosto che a Bruxelles, mangi la tartare, ma sicuramente quella marcia in più di questa tartare si chiamerà finocchietto, si chiamerà mandorle, si chiamerà questa mollica che la signora purtroppo parla il francese, io non capisco, quindi atturrata non è delle mie corde, insomma, quindi questi elementi che naturalmente fanno quasi da comprimari, sono i gregari di questa tartare, devo dire che la rende molto siciliana, e quindi anche se magari a primo impatto un siciliano atterrisce quando sente tartare, dice ma tartare perché noi abbiamo tanta tradizione, ma in questa maniera io l'accetto e le dico che complimenti, perché credo che è una bella sfida, ma è una sfida che sono sicuro già è vincente, perché questi sono gli insaporitori del nostro cibo e che in Sicilia credo che ci sappiamo veramente fare. Allora, fornelli spenti, ovviamente, se parliamo di tartare, abbiamo utilizzato, chiaro, la padella prima per atturrare la mollica e per tostare le mandorle. Andiamo via al procedimento, così okay. Vediamo un po' come si fa. E arrivati a casa possiamo replicare tutti. Va bene, allora prendiamo le nostre acciughe, le nostre sardine, sarduzze, ecco, andiamo a pulirle togliendo dalla testa, togliendo anche la lesca, quindi andiamo ad aprire bene la nostra sarda. Ecco il procedimento di cui parlavamo, sì. Peppe, è semplicissimo, semplice. Quindi la signora l'ha mostrato. Sì, è un lavoro un po' sporchino, però giustamente, esatto, ecco qua, questa è la nostra sarda che viene naturalmente lavata bene. Ovvio. Ecco, poi io tolgo anche un po' di pelle, sì. le resche. La puliamo bene sotto sotto il rubinetto, diciamo che in certo. modo che anche togliamo tutto quello che rimane di lesche, squame, tutte queste cose qua, vede? Ok, una cosa così. Perfetto. Ok. Quindi la questa è arte perché... L'apertura diciamo che, facilitata certo. della signora Caterina. È arte perché certo. no, tutti pensano chissà quale coltello ci vuole per no, andare a questo pulire gesto le sarduzze. Ok, noi poi questa sarduzza la andiamo a... triturare, sì. mettiamo intanto anche un pochino di finocchietto naturalmente, vede? Peppe, le erbette aromatiche si spezzano a mano? Ma c'è guarda, sempre questa diciamo, diatriba, bisogna, coltello a mano? Bisogna vedere cosa ne devi fare. L'uso del coltello, lì si apre un argomento difficilissimo. Non devo star zitta. No, per carità, è giusto anche informare quello che sia, perché tritare a coltello è, come dire, una sorta di università, direi. Intanto quello che accade nel caso venga troppo massacrata l'erbetta, tu sì. sai, viene fuori la clorofilla, viene sì. fuori tutti gli umidi del, sì, sì, e quindi perdiamo un po' quello che possa appunto essere per questo anche la croccantezza dell'erbetta che stiamo usando. Naturalmente c'è un sistema che va visto e va trasferito anche a chi vuole approcciarsi alla cucina, che è quello di far scivolare il coltello, avere un coltello tagliente e non fare mai rumore quando si trifola o si trita o si fa, perché se fai il rumore vuol dire che in quel momento stai rovinando un coltello. Vedi, se non l'avessi detto non la... Diciamo questo, però attenzione, stiamo parlando di tecnica professionale. Certo. Naturalmente se vai in una scuola alberghiera o piuttosto in un corso di formazione, che sia esso un istituto di quelli di altissimo profilo, ricordiamoci che in Italia da questo punto di vista siamo leader, ci sono delle aziende che fanno dei corsi estremamente professionali. Una delle prime cose che entrando in cucina si fa è quello dell'uso del coltello, dell'uso a 360 gradi, dal modo di impugnarlo anche al modo di tritare. Quindi lì parliamo in maniera tecnica, che non possiamo a una signora che viene da casa dire, insomma, non è... Lì vale l'esperienza, ho usato, più ho che usato tecnica. Quindi, anche poco materiale. Per ma non si preoccupi, lei ha fatto una cosa vai straordinaria. Vai Caterina, quindi abbiamo... Bene, abbiamo tritato la nostra sarda, aggiungiamo un pochino di sale, sì? un pochino di olio, insomma, facciamo questo, diciamo questo...
okay. Mix e mettiamo un goccino di aceto, cioè adesso qui è poco naturalmente, ma è chiaro, noi stiamo facendo una dimostrazione. Mettiamo anche un poco di soia, salsa di soia. Anche la soia, Peppe, sì. La signora, anche lo zucchero, vero? Di zucchero. Ma diciamo che è questo incrocio, questa cosa. Il succo di limone, che è importante, che è quello che serve giustamente, anche questo per la marinatura dell'acciuga. Ok, una volta mischiati tutti gli ingredienti, lo dobbiamo fare riposare almeno 4-5 ore. Io ho pensato già la sera prima di farlo. Non ce l'abbiamo 4-5 ore, a meno che non vi sediate qui con noi e parliamo del più e del meno per 4-5 ore, ma la signora Caterina per fortuna si è portata avanti. Mi sono portata avanti e ho portato già la marinatura tutta fatta, tutta perfetto. Per posto. Quindi assolutamente sui liquidi. Sì, qui aggiungo solo un pochino di olio. Ecco qua. Peppe, la tartare ovviamente la vediamo come antipasto, no? Come un piatto che è precedente a tutto quello che il pranzo o la cena sta per proporci. Però molto spesso, in base alla ricchezza in questo caso di questa tartare, perché abbiamo visto che ci sono tanti elementi, lo vedi come piatto unico? Ma guarda, diciamo è una questione di punti di vista. Okay. Se vai a usarla con dei supporti abbastanza che gli fanno sia da contorno, ma sia, allora a quel punto può diventare un piatto a tutto tondo, come si dice, perché se gli andiamo a mettere delle crudité, se gli andiamo a mettere dei bastoncini che possono essere di pane, che possono essere grissini, possiamo mettere del pan tostato, e a questo aggiungiamo anche una pallina di riso o una frittellina di pasta, insomma a quel punto abbiamo hai fatto un gran piatto unico. Hai fatto un brunch, diciamo. Esatto. Poi magari se a questo tu ci aggiungi ancora altre, hai fatto direttamente una cena. Se naturalmente la prendi su un piccolo crostino, hai fatto una appetizer, si dice? Sì, si dice. Con l'inglese io non allora, sono, siccome la signora Caterina è abbastanza avanti, prima dell'impiattamento, vogliamo parlare anche di alcune realtà. Abbiamo parlato di, spesso, Peppe, questi elementi che costituiscono parte fondante del nostro territorio. Abbiamo parlato in questo caso del pescato come la sarduzza, ma abbiamo parlato di olio, abbiamo parlato di olive, abbiamo parlato di formaggio, abbiamo parlato di tante cose. Ed è bello dare anche spazio, perché Sarduzza Fest lo vuole fare, a quelle aziende del nostro territorio che si spendono per mandare avanti queste produzioni importanti. E quindi oggi ospitiamo insieme, io mi sposto, Peppe, tu fai gli onori di casa in questo tuo regno, che è ovviamente l'angolo cottura. Io volevo ospitare l'azienda agricola Genna, un'azienda di Partanna, con il signor Natale Genna. Ciao Natale, ben trovato. Buongiorno. Vieni, prendi posto insieme, anzi vicino ai tuoi prodotti, perché grazie, è importante, grazie. Prendi anche il microfono. Ed è insieme a Lina, ciao Lina Stabile, che è chiaramente coordinatrice del progetto di Sarduzza Fest, nostra amica ormai da 3 edizioni, e ci prepariamo per le prossime, perché abbiamo avuto dei flash che ci portano dritti alle prossime edizioni. Quindi l'azienda è un'azienda che produce chiaramente olio, olive, conserve, è inutile dirlo, lo diciamo con una frase, l'agroalimentare di qualità. Proprio tipica siciliana della Valle del Belice. Noi siamo un'azienda agricola da 4 generazioni che produciamo l'eccellenza del territorio, fra cui anche l'olio, quello nostro cavallo di battaglia, l'olio extravergine d'oliva Nocellara. Eccolo qui, siamo, io lo metto a favore di telecamera. Noi siamo così che un'azienda proprio IGP Sicilia, e quindi da 4 generazioni ci dedichiamo con dedizione, con passione e con, quattro generazioni. Qual è l'obiettivo prossimo? Da 4 generazioni, sì, quindi vuol dire che soltanto, insomma, che non può essere soltanto un lavoro, ma è ovviamente passione. Passione, sì, sì, sì. L'obiettivo è quello di far conoscere il nostro territorio a tutte le parti del mondo, diciamo, anche se, già ci conoscono, però sempre di più, spingersi sempre un passino avanti, che non fa mai male. Abbiamo detto olio, olio, formaggi tipici della Valle del Belice, fra cui il primo sale, il pecorino primo sale della Valle del Belice, e anche la pastella della Valle del Belice, che è proprio tipica e si abbina perfetto anche con la sarduzza, diciamo. È vero. Sarduzza e pesce proprio. E poi abbiamo le conserve che noi, che tipo di conserve? Noi facciamo qualsiasi tipo di conserve, per cui
la caponata di cipolle. Che Beppe, caponata di cipolle. Le caponate di cipolle della, di Partanna, la cipolla famosa rossa. Di Partanna, la cipolla rossa di Partanna, che siamo anche noi produttori. Anche... Insomma, non ci siamo fatti mancare niente, neanche la fame, a sentire tutta la sua descrizione, il suo racconto. Lina, ovviamente abbiamo parlato di questo progetto che è Sarduzza Fest. Sul sito www.sarduzzafest.it trovate tutte le informazioni che sono inerenti a questo progetto che si snoda in diverse fasi, tra cui questa, la nostra, di questi cooking show, e anche la necessità di coinvolgere delle aziende che puntano sui prodotti del nostro territorio. Sicuramente, per cucinare giustamente servono le materie prime e serve l'agroalimentare di qualità. L'azienda Genna è una delle aziende che fa parte, ieri ti accennavo, a questa collaborazione con il club di prodotto Terre della Valle del Belice. L'azienda Genna è una delle aziende di questo club di prodotto. E sulla citazione del sito ricordiamo pure che le ricette che stiamo vedendo saranno sul sito di Sarduzza Fest. Le signore erano già messe lì carta e penna, state serene e tranquille che le trovate sul sito. Si trovano sul sito www.sarduzzafest.it nella sezione ricette. C'è pure il ricettario che può essere scaricato. Perfetto. Quello nuovo 2021. Esatto. Quindi, a 360 gradi siamo presenti giustamente sul territorio e su quello che è il Sarduzza Fest, che abbiamo visto man mano crescere anche con la partecipazione di aziende che valorizzano i nostri prodotti. Adesso mi spingo un po' oltre e faccio una domanda personale a Lina, che è da 3 anni insieme ovviamente a tutto il tuo staff e a tutti che i tuoi collaboratori. Che ringrazio, il dottore Cappellino, il dottor Antonino Triolo, Caterina Di Maio, tutti coloro che collaborano con il Sarduzza Fest a 360 gradi, Telesud che ci dà la possibilità di essere qua e che va ringraziata. E ormai sono praticamente 3 edizioni che ti occupi di Sarduzza, questo elemento fa parte della di tua me, vita, ormai fa parte ormai di fa te, parte a 360 gradi abbiamo detto. Volevo dirti, quando per lavoro si spinge, si va oltre cercando di trovare tutte quelle strategie per promuovere un prodotto nostro importante, nella vita privata, che rapporto hai con la Sarduzza? Mi sono sempre chiesta, chissà se Lina a casa cucina sta Sarduzza. Sì, vedi? Sì che la cucino, ma anche in diverse maniere, ecco. Anche perché... Ricordo che da noi a Castelvetrano c'è la tradizione del famoso tiano di San Giuseppe, è che vero. Viene fatto con le sarde, quindi è, vero. È una delle ricette che si trova nel ricettario e che è tradizione nostra, ma al di fuori di questo dico la Sarduzza di Selinunte è da noi valorizzata e utilizzata in cucina da tutti. E poi abbiamo visto attraverso questi cooking show utilizzata in tantissimi modi diversi. Ma quindi... poi io l'amo ormai, la Sarduzza, abbiamo un rapporto proprio passionale, viscerale. Vogliamo ricordare insieme a te, poi torniamo dalla signora Caterina che procederà col suo impiattamento finale, i partner che ci aiutano in questo certo. progetto importante, quindi Capofila e Casa Giuffrè con il nostro cuciniere Peppe, l'anima ovviamente, l'anima. E poi la Terre o Slow Food del Comune di Castelvetrano, e poi gli istituti comprensivi che partecipano al concorso disegnano i bimbi questa Sarduzza nelle loro versioni. Ma anche sculture, e quindi votate le opere. Vota Antonio, andate sul sito e votate, sono l'Istituto Comprensivo Capuana Pardo, Lombardo Radice e l'Istituto Ruggero VII, il secondo circolo. E poi ancora un progetto del genere ha bisogno di essere diffuso, e grazie ai gruppi di comunicazione, Lady Communication di Alessandro Guarrato, e poi ancora Castelvetrano Selinunte di Flavio Leone, Castelvetrano News di Alessandro Indelicato. Per terminare, non ancora, no, chiaramente non per importanza alla fine, con gli Open Restaurant, perché alcuni ristoranti che vi sto adesso ad elencare hanno deciso di proporre un menù a base di Sarduzza, e quindi se andiamo da Baraonda, la Trattoria Casa Mia, il Camping Ristorante Atena e l'Hotel Ristorante La Rosa, troviamo la Sarduzza. Sì, abbiamo organizzato gli Open Restaurant che si svolgono nei 4 venerdì di ottobre. Ogni ristorante ha elaborato un menù
personalizzato proprio utilizzando la sarduzza di Selinunte. Oltretutto gli open ci sarà l'ultimo venerdì adesso, chi vuole può anche prenotarlo, certo, usufruendo di uno sconto collegato alla manifestazione. Perché no? Quindi il menù da 35 euro scaricando il coupon si potrà usufruire per a 20 euro, oltre a poterlo prenotare online direttamente, visto ormai siamo a via di prenotazione e tecnologici anche in questo. Grazie Elina, noi ci troviamo presto e grazie al signor Genna che ci ha portato i suoi prodotti e per quello che fate, mandare avanti la nostra tradizione, i nostri prodotti d'eccellenza. Grazie di cuore. Peppe, noi torniamo da te. Io sento però un odore di crostini, sbaglio? Sì. Eccoci, Caterina. E poco fa parlavi di qualcosa che con i crostini sarebbe andata a meraviglia, la caponata di cipolle. Di cipolle rosse, mi ha fatto venire una fame il signor Genna. Mannaggia, mo ci andiamo Peppe, ci prendiamo un bel vasetto di cipolle rosse che abbiamo visto che poi tra l'altro con la sarduzza ci stanno benissimo. Eccoci allora, qui. Andiamo ad assemblare i nostri ingredienti. Sì. Questa è la marmellata. Questa è la marmellata di fichi. Perfetto. Senti profumo. Sì, in realtà sì, arriva fino a qui. Ok. Qua siamo di fronte a un gesto professionale. Esatto, qua siamo all'impiattamento quello serio, diciamo. Il patè di pomodori secchi. Il patè di pomodori secchi, lo mettiamo in un altro angolino. Ci andiamo a appoggiare poi i crostini, naturalmente. I crostini. Che pane hai scelto per... Allora, come nostra tradizione, naturalmente pane nero di Castelvetrano che abbiamo fatto tostare un pochettino. Sì. Vi ricordo il pane nero, Peppe, è inutile dirlo, insomma, farina di Tumminia insieme, insomma, anche questo è un prodotto del nostro territorio, parliamo di eccellenza, parliamo di un DOP e va promosso per come si deve. Ok, andiamo a mettere dentro il suo stampino. Chiaramente chi non ha uno stampino professionale può ricorrere in qualche modo ad un coppapasta, ad un bicchiere. Ma un bicchiere poi come fai? No, ci dobbiamo tagliare il sopra. Bisogna tagliare un bicchiere anche di quelli di carta. Di carta. Che noi siamo ecosostenibili. Ecosostenibili, non usiamo plastica. Tagliate il fondo e siamo e ci posto. Siamo. O si può prendere anche, non so se hai presente i tubi, quelli in PVC, si tagliano, diventa un coppa pasta. Insomma, io penso che alle signore, e alle signore a casa non manchi l'inventiva. Ormai, diciamo, non ci sono più segreti in cucina, ci sono degli store che offrono la qualsiasi. È vero. Ormai non è come me che sono rimasto al mortaio. Immagino, ma anche lì parliamo di tradizione. Guarda qui l'impiattamento che ha preso forma. Sì. Eccoci con la mollica. Qua incominciamo a venire, vengono i dubbi. Non è che per caso la signora ha un home restaurant e o noi un non ristorante, sappiamo niente. Noi non sappiamo niente, mamma mia. Assolutamente, assolutamente. Che meraviglia. Eccoci con i crostini, che sono chiaramente passati in forno. Sì, poi prendiamo anche la mandorla tostata. La mandorla tostata. Guarda, sta venendo fuori un effetto cromatico bellissimo, anche perché questo piatto con i coralli laterali. Infatti stavo dicendo, la signora ha scelto un bel piatto perché ha messo questo tocco di rosso, tra l'altro parliamo di corallo, anche questo a proposito di territorio, insomma Trapani vanta il maestro Vladimiro Fiorenza e quindi che salutiamo. È un'eccellenza. Che è un'eccellenza anche lui del nostro territorio. Mettiamo un poco di olio aromatizzato all'arancia, anche qui sopra i crostini che poi si vanno... Ok, così, io metterei ancora un poco di, ok, andiamo a guarnire. Infatti stavo dicendo, ci andrà a prenderlo il finocchietto, me lo sento, lo metterà anche per guarnizione. Guardate come si vede anche il finocchietto nella tartare da questa splendida inquadratura, primo piano, eccolo qui. Bello. Guarda, veramente, senza parole. Proprio parla bellissimo. Parla da solo. E tra l'altro sicuramente Peppe sarà anche buonissimo. Adesso ci va anche l'arancia. Ok, il piatto. Scatta l'applauso per questo piatto bellissimo. E sicuramente sarà buonissimo, però Caterina, io in questi minuti finali che ci restano, perché abbiamo quasi finito, volevo chiederti, insomma, quest'idea di fare la tartare, dove ti è venuta?
diciamo che mi è venuta per evitare di fare sempre gli stessi ingredienti, le stesse cose, le stesse sarde beccafico, le stesse pasta a forno, le stesse involtini. Allora ho pensato di avere gli stessi ingredienti, con la sarda principale naturalmente della nostra ricetta, e assemblare tutto ciò facendo una ricetta differente. Però gli ingredienti sono sempre quelli. È un nuovo modo di vederla, questa sarduzza meravigliosa che si presta a questi piatti che ci vengono proposti e che ci danno sempre uno spunto in più. Grazie Caterina per la tua passione, grazie di cuore a Caterina Coppola per aver presentato la sua tartare di sarde. Grazie Peppe, noi ci vediamo prestissimo. Grazie a voi e grazie a questa meravigliosa donna che oggi mi ha dato anche, mi ha fatto un altro regalo. È vero, mi ha fatto ricordare quello che ci dicevamo nella trasmissione precedente. Le note sono sempre sette, in cucina gli ingredienti sono sempre gli stessi. L'importante è come le suoni. Ecco, bene, oggi abbiamo avuto veramente una direzione, come dire, musicale, gastronomica straordinaria. Grazie di cuore, grazie a Sarduzza Fest!